300 persone con disagio mentale in campo fino a domani allo stadio di Montecatini Terme, è la decima edizione di Matti per il Calcio, che è già partita con l'obiettivo di aiutare attraverso lo sport persone che stanno vivendo o che hanno alle spalle vite complicate. Gianluca Vatti. Che fare sport faccia bene a tutti non è una novità, ma ci sono discipline che più di altre giovano al fisico e alla psiche. C'è infatti chi prescrive il calcio come terapia. A trarne beneficio sono persone con disabilità mentale e in generale tutti coloro che lamentano difficoltà di socializzazione e disturbi affettivi. Da queste conclusioni di valenza scientifica è nato un torneo di calcio a 7, organizzato dalla UISP allo stadio di Montecatini Terme. Vi partecipano 300 persone con disabilità mentale insieme a infermieri e medici. Dare una possibilità in più a queste persone che stanno vivendo un momento particolare o hanno vissuto un momento particolare della loro vita. L'obiettivo del torneo è quello di abbattere barriere, pregiudizi e discriminazioni. I benefici e gli aspetti che abbiamo riscontrato sono assolutamente positivi, perché i ragazzi vengono stimolati a dare il massimo, ad impegnarsi e soprattutto a socializzare con gli altri, quindi ad imparare anche a rispettarsi. Il calcio può davvero aiutare a rendere autonome queste persone, anche se stare lontano da casa, condividere la giornata 24 ore al giorno, è già un grande risultato per questi ragazzi che vengono da vite complicate e storie di disagio. Il discorso delle regole, il gioco, sono una serie di componenti che aiutano, facilitano l'integrazione e il superamento di certe barriere.